Destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere sono tre italiani, padre e due figli, un egiziano accusato di spacciare cocaina, marijuana e hashish nel centro di Sommatina in particolare nel rione Mola che ha dato il nome all'operazione. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Caltanissette e risalgono a febbraio del 2019 l'attenzione degli investigatori. Da subito si era concentrata su Salvatore Chiarelli, 54 anni, che secondo l'accusa coordinava le attività illecite degli altri componenti del gruppo e metteva a disposizione la propria rete di conoscenze nel narcotraffico traffico e la propria abitazione di campagna per nascondere la droga ad occuparsi della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente erano i suoi figli Fabio e Nicola Chiarelli rispettivamente di 29 e 26 anni e il 22enne egiziano Said Chaban Tamraz. Durante le indagini, nell'aprile del 2019, erano già stati arrestati per spaccio di droga i due fratelli Chiarelli, Fabio e Nicola, trovati rispettivamente in possesso di 200 e 100 grammi di hashish. Ora si è chiuso il cerchio su questa operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Caltanissetta, che hanno arrestato i quattro, disarticolando definitivamente l'associazione criminale finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti a sommatino. I militari sono stati supportati dalle unità cinofile di Palermo-Villa Grazia e dai colleghi dello squadrone, li portato cacciatori di Sicilia e del XIV nucleo elicotteri di Palermo.